Ciao, sono Ilaria e vi do il benvenuto nel mio piccolo aviario. Ci troviamo a Civita di Bagno, qualche chilometro fuori dall'Aquila, quindi siamo nella regione verde d'Europa. Una regione ricca di parchi nazionali, ben tre parchi nazionali, un parco regionale, svariate zone di protezione speciale e siti SIC, siti di interesse comunitario. Oggi ci troviamo qui perché, per due motivi. Prima di tutto perché voglio presentarvi le mie dolcissime apine e poi perché vorrei parlarvi di questo bellissimo progetto, per me bellissimo, perché io sono molto affezionata alla conservazione delle specie vegetali in Abruzzo, dato che sono presenti tantissime specie vegetali a rischio di estinzione e uniche, più uniche che rare, in quanto la catena degli Appennini con la sua vetta più alta, che è il Gran Sasso, presenta tante vicarianti, tante specie vegetali presenti solo in questa regione e proprio alle pendici del Gran Sasso. Perché vi chiederete la presenza delle api? Beh, le api sono l'insetto impollinatore per eccellenza. Proteggendo le api proteggiamo tutti gli insetti impollinatori. E qual è oggi il progetto che oggi vi voglio presentare? Quello che io vorrei portare avanti è un bellissimo progetto. Utilizzare le api, piccole postazioni come questa, utilizzando anche materiali di recupero. Tutto il mio apiario è stato effettuato con dei bancali di recupero. Quindi piccole postazioni posizionate sia all'interno dei parchi nazionali che dei parchi regionali, ma anche nelle zone che possano essere di collegamento tra i parchi regionali, in modo che gli apiari possano essere una fonte di ripopolamento di biodiversità. E questo come si fa? Attraverso l'insetto impollinatore. Facendo delle piccole postazioni di apiari, proteggiamo le api, proteggiamo la specie, proteggiamo tutti gli insetti impollinatori. Per questo il mio progetto Habitat Conservation è un progetto che mira non solo alla formazione di giovani apicoltori con una nuova coscienza sostenibile e ambientale, ma anche alla protezione di tutte le specie vegetali e degli insetti come le api, che sono specie in via di estinzione.